Mi piacciono gli animali con i quali è difficile o praticamente impossibile stabilire un rapporto emotivo. Quelli che vogliono solo essere osservati. Non che lo vogliano, possono solo essere osservati. Nessun'altra categoria di animali mi suscita quello che mi suscitano gli insetti. È irrazionale. Si possono vendere tutti gli stadi e tutte le fasi del ciclo di un insetto. Un collezionista tenderà sempre a comprare il bozzolo, un allevatore invece potrà prediligere l'uovo. Ci sono farfalle che restano accoppiate tutta la notte e io devo guardare cosa succede per sapere se posso vendere quelle uova. Bisogna mettere una coppia di adulti dentro la stessa gabbia. Se le condizioni sono corrette, loro dovrebbero accoppiarsi spontaneamente. Se questo non avviene, si può procedere ad un accoppiamento manuale. Quando il maschio non accetta la femmina, con delle forbici gli si taglia di netto la testa. Ed il maschio diventa da quel momento più propenso all'accoppiamento. Vive per lo stesso tempo che vivrebbe se avesse ancora la testa attaccata al corpo. Io in realtà non ci vedo proprio niente di male. L'altra faccia della medaglia è che il maschio e la femmina non si accoppiano e muoiono entrambi. Distenti. L'adulto ha questo tipo di conformazione, vola, si muove tanto perché deve solo cercare il partner e accoppiarsi, non deve fare altro. Io penso che a volte uccidere un insetto in questo contesto possa anche essere una forma di rispetto. Una volta, per esempio, mi sono trovato ad avere 18 maschi della stessa specie, senza nessuna femmina con la quale poterli accoppiare. Lasciare in vita quei 18 maschi in una gabbia, distruggersi, è una cosa che può non avere tutto quel senso, tutta quella moralità che si pensa. A volte mi chiedo anch'io come mai gli amanti di insetti si appassionino alla pesca. Un mio amico dice che il ponte tra pesca ed entomologia è l'esca, perché tante volte è un insetto o una copia di un insetto. Ma secondo me è una cazzata detta per trovare il senso delle cose. Il vero motivo è il silenzio. Il batticuore che mi viene a guardare per ore e ore è uno specchio d'acqua di cui non si vede il fondo. Un sipario oltre cui solo l'amo può sbirciare. E in quel momento, nella mente di un pescatore, c'è la stessa cosa che si cela dietro al magnetismo di un paio di occhi composti ed inespressivi che ti guardano senza guardarti.